Carissimi amici, buonasera. I nostri ospiti stasera sono il Presidente del Palazzo dei Congressi di Firenze, Avvocato Giancarlo Carrozza, la signorina Cristina Ciulli, Ferruccio Valcareggi, il Presidente della Pistoiese, che ha avuto tanta paura ma si è salvato, Marcello Melani, l'architetto Lando Bartoli e il pittore Roberto Panichi. Evidentemente è una così importante presenza che non so da che parte cominciare. Devo dire che voi mi consentite di partire da una donna, siete in preponderanza. Giusto. Ecco, la signorina Cristina Ciulli, con il suo sorriso sereno e i suoi occhi belli, Ti no, preoccupavano i no, non capponi. sembra certamente così impegnata come è impegnata nella sua attività, non solo di insegnante, ma di coordinatrice, mi pare, per l'Italia dell'organizzazione di Amnesty International. Ecco, intanto, siccome diciamo delle parole così un po' importanti come Amnesty International, ci vuole chiarire per gli amici in ascolto i significati e gli scopi di Amnesty International. Dunque, intanto io sono la vice coordinatrice delle azioni per l'est europeo e la responsabile del gruppo di Firenze di Amnesty International, che è un'associazione che è sorta nel 61 e quindi ormai ha 16 anni di vita e che è sorta proprio con lo scopo di difendere tutti i prigionieri per motivi di opinione in tutto il mondo. Dal momento che cerchiamo di costruire un mondo migliore, vediamo un po' per quelli che costruiscono cose veramente, come stanno le costruzioni. Ecco, abbiamo qui un enorme valore nel campo dello studio, degli approfondimenti per l'architettura, ha celebrato Brunelleschi, non stiamo a ricelebrare Brunelleschi stasera, però abbiamo convocato, invitato e con gioia lo ospitiamo il professor Lando Bartoli, e vorremmo sapere quali sono, a suo giudizio, gli insegnamenti che ci hanno portato i grandi architetti del passato che lei ha celebrato con i suoi dotti studi, e fino a che punto invece sarà scoraggiante tra 500 anni, come quanti sono passati dal periodo bello della Firenze dei principi. Ecco, cosa diranno? Lei oggi ha detto cose di Brunelleschi. Tra 500 anni, il Bartoli di 500 anni dopo noi, ecco, cosa dirà delle costruzioni del nostro tempo? È una domanda imbarazzante, perché non passeranno 500 anni, ma passeranno un numero molto inferiore di anni, molto minore di anni, che si diranno cose sconcertanti. Cose sconcertanti perché noi non ci rendiamo conto che stiamo perdendo, direi quasi completamente, il filo della tradizione nel campo dell'architettura. Ecco, da questo congresso, saltare ai congressi che si celebra quest'anno, il decennale del Palazzo dei Congressi, mi sembra doveroso per l'Avvocato Carrozza, che è un presidente solerte, zelante e di successo. Ecco, qual è l'apporto che a suo giudizio, proprio con tutta modestia, perché naturalmente come Non è merito mio, sollecitazione, no, quindi. come sollecitazione potrebbe a un certo momento pavoneggiarsi, ma direi quali sono i risultati veramente importanti, sappiamo, che ha dato a Firenze il Palazzo dei Congressi. Sono risultati di cui dobbiamo essere soddisfatti come città e anche per gli enti che hanno voluto questa struttura. Sono centinaia di congressi internazionali, nazionali in questi anni, sono centinaia di migliaia, si supera il milione di ospiti congressuali, dei quali una grandissima parte stranieri e anche di eccezionale livello che sono venuti a Firenze. Quindi questo è una soddisfazione certo per il palazzo, ma è un grosso apporto per la città, è un grosso apporto culturale, economico, sotto molti aspetti. Quindi dico, complessivamente è chiaro che questa struttura era necessaria per Firenze e lo abbiamo dimostrato in questi anni, è stato un successo crescente, siamo già con i problemi dell'insufficienza della struttura stessa, tant'è vero abbiamo fatto proprio da un paio d'anni una campagna per convincere gli enti locali, le forze economiche fiorentine a creare
prima di tutto una mentalità congressuale in Firenze, perché questo è molto importante, e poi anche allestire una serie di sedi alternative per ospitare soprattutto i congressi e le riunioni di carattere locale, di carattere minore, per lasciare più spazio a quelle di carattere nazionale e internazionale, che sono quelle per le quali la struttura è sorta. Facundia arriva sicuramente a portarci fuori tempo, perché è talmente... Mi fermo subito. No, io devo passare un momentino, se mi consente, direttamente all'altra arte, che abbiamo la pittura con Roberto Panichi, e vorrei che il nostro cameraman inquadrasse il quadro alle mie spalle. Questa è una delle opere di Panichi. Ecco, Panichi, come si colloca lei nella pittura? Perché mi sembra di non afferrare altro che dei valori che sono importanti, e vorrei che il nostro Maurizio, se riuscisse a inquadrare quei mulini a vento che ci danno l'immagine di un'Olanda evidentemente viva. Ecco, anzianotto, perché Olanda? Lei dunque, è un fiorentino. Olanda, e come perché, si colloca? Perché io ho occasione di andare da qualche anno nei Paesi Bassi proprio per lavoro, e quindi ho fatto questo dipinto proprio per fare un omaggio a questo paese, che per me è ospitalissimo ed offre veramente molte opportunità per un visitatore attento, non soltanto distratto naturalmente a quelle che sono le bellezze tradizionali di questo paese. In Olanda ci sono dei musei veramente agguerriti, veramente pieni di opere d'arte che è bene conoscere e che credo su di me abbiano avuto una notevole suggestione. Ma devo dire influenza, che suggestione, perché se lei guarda bene, e la costringo un momento a riguardare la sua opera, lei che è un fiorentino, e per questo l'abbiamo invitato, è sorprendentemente lontano dal cromatismo dei nostri spazi, dei nostri ambienti. Evidentemente ha trovato in questa cupezza tipica dei mari del nord, dei cieli del nord, un'espressione che forse si rifà a un Bruegel. No, a me non pare propriamente, però se lei parla... Ma comunque ha perduto degli effetti cromatici. Sì, certo, se lei parla di tradizione toscana, certamente io qui non ravviserei evidentemente dei nessi appariscenti. Dovrei dire a questo punto che oggi occuparsi di un'arte figurativa, è chiaro che continuare la tradizione toscana diventa arduo per diverse ragioni. Qui bisognerebbe alludere e accennare a quelli che sono, diremmo così, a quelli che sono i concetti di colore, di spazio, di traguardamento ottico che avevano i nostri pittori del Rinascimento. Senta, per quello che riguarda i tulipani, sì. I tulipani, l'Olanda che l'ha accolta con gioia, eccetera, e ci danno il destro di passare a questo splendido hidalgo che sta alla mia destra, perché l'Olanda è l'arancione e l'arancione è la pistoiese. E l'accostamento può sembrare sì, un po' strano sì, ma gli orange, per esempio, di Olanda ci portano fatalmente a questa pistoiese, per la quale abbiamo trepidato, esattamente come per la fiorentina. La pistoiese che per la prima volta va in B e poi fatalmente, non si sa per quale ragione, ha un inizio in Faust, che naturalmente ci farà un po' da guida su questa vicissitudine, conclusasi piuttosto bene, Marcello Melani, che io ho chiamato Hidalgo per questo atteggiamento, devo dire, stupendamente guascone che ha il nostro Melani, e anche un pochino, devo dire, legato a certi, come si chiama... Sì, certi, ci consente l'espressione che non me ne viene mai migliore, ghiribizzi, perché pare che il presidente abbia come amuleto i suoi spostamenti dentro lo stadio. Qualche volta sta in tribuna d'onore vicino agli ospiti che possono essere gli altri presidenti, e talvolta si arrampica sulle tribune, sui cementi, perché naturalmente questi spostamenti portano bene. E io ho visto una partita, voi vincevate già 1-0, però era molto importante la pressione avversaria, lei si è arrampicato su una di queste centine della tettoia e avete vinto 2-0, e poi avete avuto una serie stupenda di crescendi. Se lo dice lei, io ci credo, perché... No, io ho vista personalmente, non ho fotografato. È che io vorrei che lei... C'era anche Valcareggio, è vero? L'abbiamo visto con la Samba Vedete. Con la Samba Vedete, sì. Ma
se basterebbe questo per vincere, penso. Io mi arrabbio anche. Si vince il campionato subito. Veramente, veramente. Comunque io sono qui a Canale 48, ringrazio dell'invito, perché avevo preso un impegno con un vostro amico Campani, sì. Il vostro collaboratore, amico Campani. Se la Pistoia si fosse salvata, io sarei venuto a Canale 48. Adesso le voglio dire con quale spirito sono a Canale 48. Ferruccio Vaccarelli, dal momento che Melani non ha voluto parlare di pronostici, sicuramente l'avvocato Carrozza avrà visto sparire tutta la gente a Palazzo dei Congressi e come da benzinario, da locali normali, pubblici uffici, cioè chiuso per partita, cioè, si è visto negli ultimi tempi. Ecco, ha talmente colto un po' tutti questa specie di malattia che è il campionato del mondo e il mondial, che vorremmo sapere qualche cosa, che non siano previsioni, ma considerazioni illuminate di Vaccarelli in funzione delle cose che sicuramente non gli sono sfuggite. Beh, io devo dire questo. La nostra squadra ha fatto tre partite veramente belle. Francia, Ungheria e Argentina. Ha giocato contro la Germania una partita che forse nessuno se l'aspettava, cioè non da parte dell'Italia, da parte della Germania. Campione del mondo che si sono, direi, quasi rifiutati a giocare. Catenaccieri. Hanno fatto quello che si faceva noi 10-12 anni fa, forse peggio. L'Italia ha cercato in tutte le maniere di arrivare al gol. L'ha cercato per linee esterne, centrali, non gli è riuscito. Tanta sfortuna. Però forse una cosa io avrei cercato di fare, cioè questi cross fatti, questi traversoni, non so se... Tutta la ricerca della testa di Bettini. Fuori dall'area di rigore, cercava di arrivare sulla linea di fondo, cioè il cross a rientrare. Convergenti. Convergenti.